Eissa. Eissa. Bucarello troppo basso l'altra volta, lo metto a 85, tanto sto in lontano room microfono. Ciao a tutti ragazzi, questo è Jax, un rebello di questo nuovo video. Oggi siamo qui in un nuovo episodio dopo tipo troppo tempo. Di ci sono due tipi di persone nel mondo. È una serie, ok, let's say it's a serie of videos che ho fatto qualche tempo fa ed era molto divertente. Il problema è che non l'ho continuata perché erano finito i catti test. Però adesso, a quanto pare, ne ho trovato qualcuno nuovo. È ovvio, ci saranno delle ripetizioni, ok? Per chi ha visto anche i precedenti episodi. Ma ragazzi, cercheremo di skippare quelle che ci ricordiamo. Prima di iniziare, ragazzi, volevo ovviamente ricordarvi il mio sponsor, ovvero Bulk Powders. È il sito dove compro un buon 50% di quello che mangio durante il giorno. Oggi c'è il 45% di sconto sugli articoli a prezzo intero. Io ve lo lascio in descrizione, dovete usare questo codice qui se volete usare questo sconto. Basta cliccare e vi dirà, diciamo, tutta la lista delle robe da poter prendere. Il 45% di sconto è molto buono. Siamo quasi al 50%, quindi quasi alla metà. In descrizione le trovate tutte divise per categorie. Fatemi sapere cosa proverete. Proviamo ad iniziare con qualcosa di riscaldamento. Cerchiamo di skippare quelle che appunto abbiamo già visto negli altri episodi e iniziamo da questa. Ci sono due tipi di persone nel mondo: chi è contenta per la vittoria altrui e chi invece è triste. Beh, io questa la riformulerei, la vedrei differentemente, perché ci sono due tipi di persone nel mondo: chi è triste per la vittoria altrui e chi mente. Non puoi essere contentissimo per la vittoria dell'altro, dove soprattutto se a quel posto ci potresti essere stata tu. Direi che io sono assolutamente team B, quindi se vincono gli altri mi rodo il culo, perché non ho vinto io. Quindi poi sapete ragazzi, ho una mia teoria, e cioè che il secondo è solamente il primo degli ultimi. Quindi you have to be the best in order to get the best. Minchia, che frase del inutile proprio. Ci sono due tipi di persone nel mondo: chi deve per forza riempire la tanica della benzina e chi in realtà cammina tranquillamente con la riserva. Questo dipende molto ragazzi anche dalla macchina che avete, perché se avete una macchina come la mia che ciuccia come una... Stare in riserva vi assicuro che è ansiogeno, quindi io cerco sempre di non arrivare mai alla riserva e di fare benzina prima. Ok, questa qui forse non l'abbiamo mai vista, ne sono abbastanza sicuro. Cioè, voi siete uno di quelli che finiti i cereali, se mangiate i cereali, io non le mangio però li ho mangiati, riempite la tazza con l'acqua oppure ve ne sbattete e la lasciate così. Io sono sicuramente team A, quindi a sinistra, perché lasciare la tazza in quel modo lì a destra fa incrostare tutta roba che avete mangiato. E se poi la lavate dopo, perché siete... Allora, io di base cerco sempre di lavarla il prima possibile, perché così me la tolgo dai maroni ed è pulita. Però se non dovessi farlo subito, probabilmente metterei dell'acqua dentro, in modo tale che poi non si incrosti troppo la roba. Però preferisco lavarla subito ragazzi, perché mi fa troppo schifo poi che la roba... Qua dovrei chiamare la mia ragazza Federica. Voi siete team mi cago addosso con i film di paura o team me li guardo perché mi piacciono e quindi non mi cago più tanto addosso? Onestamente non lo so. Dovrei provare a rivedere dei film di recente, nel senso, è da un po' che non guardo un film horror, quindi non so quali sarebbero le mie reazioni. Adesso sono grande, c'ho 23, c'ho 24 anni quasi, cazzo. Se mi veramente ancora mi spavento, c'è qualche problemino. Però basta puntare il dito, basta pregiudizi, non è detto, perché c'è anche gente che... Ah, ma posso cliccare sulla risposta? Lol, questa mi ricorda tipo le conversazioni che ho con Mike e Jumpy molto spesso. Non hai letto Il Signore degli Anelli quando eri alle superiori? No, facevo sesso alle superiori. Ed è nella stessa misura in cui loro giocavano a uno e io ficca. O almeno è quello che avrei voluto tanto fare. Già, pronti al decollo. Questa qui, questo sito è particolare perché c'ha dei comparison tosti. Cioè voi al decollo siete più tipi da sinistra, quindi che prendono il Vangelo e tipo due santini, o tipi da destra che leggono in caso di ammaraggio cosa, come cazzo salvarmi la vita. Io in realtà non sono né l'uno né l'altro, cioè io dormo in ogni caso, anche con le turbole, anche se dovesse precipitare l'aereo. Tanto ormai sta precipitando, dormo anche se precipita. Jumpy Tech invece mi sa che è un mix tra le due cose, perché è un cagasotto stellare lui. Merda ragazzi, Shakira o Rihanna? Porca vacca. No raga,
Rihanna tutta la vita. Per forza, ragazzi. Tanta, tanta roba. Non si può scegliere Shakira, secondo me. Poi va al gusto, eh. Ah, ah. Questa è fighissima, perché tipo sembra... A parte che è solo per noi maschietti, però è riconoscibilissima e fa riderissimo il fatto che abbiano messo tipo il sound e il sound off a seconda di dove pigli. Allora, vi dirò la verità. Dipende. Io di solito sono team... Cerco di non fare il bordello mentre faccio pipì. Però è anche vero che se la fate al centro schizza molto di meno che farla sui bordi. A meno che voi non la facciate seduti come Jumpitech, che è sempre quello storto. Quest'uomo è storto di suo. Per la maggior parte delle volte sono team centro, perché almeno non schizza ovunque. Urca! Qui si apre una diatriba di generazione. Come arrotolate il controller? Quello di destra, porca miseria, sei un labirintico. Cioè, si vede che proprio hai... Secondo me da questa cosa si capisce anche la personalità di una persona. Io andavo molto alla sbrigativa molte volte. Cioè, faccio una palla e lo butto lì dentro. Però, quando ero di buon umore, queste due cose mi hanno sempre dato fastidio, perché, secondo me, nella mia malattia, penso che si distrugga il filo, quindi cerco di non farlo a nessuno delle due. Tipo lo vedo col caricatore del Mac, no? Cerco sempre di chiuderlo in circolo, non attorno all'alimentatore, perché non lo so, nella mia testa si distrugge. Però sicuramente Ok, that's all for this side. Let's move on the second one. Auricolari o cuffie in testa? In ear, assolutamente. E il 63% della gente è concorde con me. Carta igienica over or under? L'abbiamo già fatta, quindi andrò veloce, ma semplicemente per una questione di abitudine. Over. Dama o da o scacchi? Proprio scegli la persona meno adatta per rispondere. Però direi dama, perché scacchi che... Qui si apre il mondo. Automatico o manuale? Sicuramente l'80% sarà tipo automatico, perché tutti gli americani usano solo cambio automatico. Ma vi devo dire, insultatemi pure, fate quello che volete, gli italiani sicuro preferiscono il manuale, bla bla bla. Automatico tutta la vita, raga. Una volta che lo provate, troppo comodo. Xbox o PlayStation? Da possessore, da ex possessore di entrambe, direi PlayStation tutta la vita, perché sono cresciuto con quello. Nessuno dei due, perché non abbiamo le Doritos, o meglio non le mangio per abitudine. Oh! Cos'è? Cosa vedo nei miei occhi? Cos'è questo scandalo? Horizontal texter o vertical texter? Seriamente qualcuno gira ancora l'iPhone per scrivere? Bestia di Satana, direi. Infatti il 9% saranno solamente i cinquantenni, forse, che hanno bisogno delle lettere grosse così. Direi più roller sul dentifricio, quindi mi piace squizzarlo da sotto. Armadio a cazzo di cane. Analogico o digitale? Beh, ragazzi, tutta la vita analogico. Cioè, fa un culo gli orologi digitali. Beh, a questa qui vi farò rispondere di persona. Secondo voi che tipo sono dei due? Su queste cose, ragazzi, purtroppo sono la persona meno organizzata e ordinata del mondo, perché è una mia mancanza, purtroppo. Gelato dalla vasca o dalla ciotola? Beh, non mangio un gelato, penso, da mesi. E l'ultima volta che abbiamo mangiato il Ben & Jerry è stato con Giovanni Fois e Alex Magix. Se dovessi scegliere, forse direttamente dal barattolo, in modo tale da non sporcare una roba in più a muzzo. 75% delle persone concordano con te, quindi sono una persona normale. E finiamo, ragazzi, con quest'ultimo quiz. Cioè, non so se sarà solamente a tema cibo, però vediamo di che cosa si parla. Allora, voi la banana come la usate? Fate le chiamate come questa ragazza? Oppure la mangiate normalmente? Io personalmente la mangio così, cioè non mi va di sbucciarla tutta, che poi mi insozzo tutte le mani, quindi direi che è abbastanza easy. Ah, tutta roba che abbiamo già visto. Vediamo se c'è qualcosa di diverso, ragazzi. Questo dei cereali, ragazzi, devo dire che concordo, non mi ricordo chi l'avesse detto, ma i cereali vanno dopo, perché altrimenti si ammollano troppo, diventano tutti mollacchi. Serie TV, le vedete sulla TV o al computer? Io onestamente risponderei molto volentieri in televisione. Il problema è che non ho una televisione degna di questo nome, quindi purtroppo sono costretta a guardarle al computer come i poveri. Mordicchiare o non mordicchiare la matita? È una cosa che mi ha fatto sempre uno schifo raro. Cioè, mordere la matita dopo che la sta nello zaino tutto il tempo, che si è sfragnata tutta. Poi mi darebbe troppo fastidio avere tutta la matita mordicchiata. Sembri uno di quei ossessivi compulsivi che devono per forza mangiare tutto. Rotelle o non rotelle? Che cazzo di comparison è? Dipende quanti anni c'hai. Risultato. Ah, devo avere il... Devo mandare la mail per avere il risultato. Beh, sai che c'è? Me ne sbatterò altamente. Ragazzi, direi che...
possiamo fermarci qui? Abbiamo visto un bel po' di quiz. Adesso sono molto curioso di sapere le vostre risposte. Scrivetemele qua sotto nei commenti. Fatemi sapere quale dei due team siete. Vi ricordo che in descrizione trovate il link di Blue Powders, quindi approfittate del 45% di sconto usando il codice che vi ho fatto vedere inizio video. Io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato anche oggi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!